LA Gazzetta Sportiva, apertura con titolo Lautaro da urlo. Vlahovic da sogno. Doppiette d'autore, LA Inter riparte e la Juve comanda. L'argentino si sblocca, l'Udinese deve arrendersi. Nerazzurri di nuovo in corsa. Inzaghi, ma in difesa. Il serbo torna decisivo, i bianconeri battono il Genoa e vanno in testa da soli. Motta, siamo solidi e forti. Poi spazio a forza Sinner. Ricorso incomprensibile della WADA al TAS. Geni che il caso doping, sono deluso e sorpreso, ma dimostrerò la mia innocenza. Nulla da temere. Corriere dello Sport, apertura con titolo Spiazza Venezia. Da Angelino a Pellegrini, è la Roma delle sorprese. Lo spagnolo torna centrale con Mancini e Ndica. Lorenzo trequartista, Solé favorito su Baldanzi. Dybala verso la panchina. Il tecnico croato è sicuro, non esiste un problema legato alla tenuta atletica. Spazio anche a Tati Dia, scalata Lazio e Sinner, un tormento. Tutto Sport, apertura con titolo Sorrisi e campioni. Vlahovic, doppietta, ripaga Motta, poi arriva con Ceicao, Juve prima. Un rigore regalato a De Winter lancia i bianconeri in una ripresa travolgente, nel deserto di Marassi il Genoa non ha scampo. Dusan. La gente parla, io segno. Thiago. Sta diventando un leader. Le prime sei partite senza subire gol, record. Spazio al caso Sinner con titolo, ma siete seri? Inaudito ricorso della WADA contro l'assoluzione di Sinner. Corriere della Sera, apertura con titolo ucciso Nasrallah, Libano in fiamme. Dal lavoro di intelligence durato mesi ho l'attacco con le bombe anti-bunker, i segreti dell'opera Zone Nuovo Ordine. E in Siria i sunniti festeggiano. La fine del leader di Hezbollah. Le minacce dell'Iran a Israele. Biden, è stata fatta giustizia. Ancora raid su Beirut. Serie A, Genoa-Juventus 0-3, Vlahovic sblocca i bianconeri nel silenzio del Ferraris. La Juventus è tornata a vincere in Serie A battendo 3-0 il Genoa in trasferta nel silenzio del Ferraris in una gara disputata a porte chiuse, prendendosi la vetta del campionato in attesa delle risposte di Napoli e Torino. Dopo un primo tempo bloccato e privo di occasioni da gol, i bianconeri hanno aperto le marcature già al 48 con un calcio di rigore di Vlahovic dopo un fallo di mano in area di De Winter. Tempo altri 9 minuti e l'attaccante serbo ha firmato la seconda doppietta in campionato con un diagonale vincente che ha chiuso la contesa in anticipo. Per la Juventus, al sesto clean sheet in 6 partite di questa Serie A, c'è stato tempo anche per il tris di Ceicao nel finale. Serie A, Udinese-Inter 2-3, Lautaro si sblocca e decide il match. LA Inter ma rialza la testa. Dopo il pareggio col Monza e la sconfitta nel derby, nella sesta giornata di Serie A la squadra di Inzaghi batte 3-2 l'Udinese e si rilancia in classifica portandosi a 11 punti. Al Blue Energy Stadium Cabasele, 35, risponde al vantaggio lampo di Frattesi, 1, poi una doppietta di Lautaro riporta avanti LA Inter grazie a una deviazione di Biog nel recupero del primo tempo e a un bel destro preciso dal limite a inizio ripresa. Nel finale un gol di Lucca, 83, fa tremare i nerazzurri. Barcellona, colpo di scena, rovinoso KO con lo Sasuna, il Real può accorciare. Eccola qui, la prima sconfitta del Barcellona contro lo Sasuna rivelazione del campionato. Nell'incontro valido l'ottavo turno della Liga, Flick e i suoi Blaugrana hanno pagato le rotazioni. Lamine e Rafinha non sono partiti titolari e i navarresi, con un grande Brian Saragossa e una doppietta di Budimir, hanno battuto i culés 4-2 allo stadio El Sadar. Notizia formidabile per il Real Madrid che domani contro l'Atletico Madrid, in caso di successo,
potrebbe accorciare a meno uno dalla futura rivale dell'Atalanta in Champions League. Premier League, l'Arsenal vince in extremis e aggancia il City. Bene il Chelsea di Maresca. Si sono concluse le gare di Premier League del pomeriggio, con l'Inter che aveva un occhio di riguardo per Arsenal-Leicester, visto che in Champions League sarà avversaria proprio dei Gunners, che hanno già affrontato l'Atalanta. La sfida è terminata 4-2 per i ragazzi di Arteta, con gol di Martinelli e doppietta di Trossard, le due reti del successo londinese sono arrivate entrambe nei minuti di recupero. Per le Foxes doppietta di Justin. Pareggio per 1-1 fra Brentford e West Ham, mentre il Chelsea di Maresca batte 4-2 il Brighton. Successo anche per l'Everton alla prima dopo l'acquisto da parte dei Friedkin, 2-1 sul Crystal Palace, e del Fulham in casa del Nottingham. Pallone d'oro a Vinicius, Ancelotti. Lo meriterebbe e penso che lo vincerà lui. A chi andrà il prossimo pallone d'oro? Il grande favorito sembra essere Vinicius Junior, trascinatore del Real Madrid nell'ultima Champions League, con tanto di gol in finale. Lo sostiene anche Carlo Ancelotti, allenatore dei Blancos, intervenuto in conferenza stampa. Vinicius merita il pallone d'oro? Penso di sì, vista l'efficienza che ha dimostrato in Champions League, segnando in semifinale e in finale. Penso che lo vincerà, se non la vince andremo avanti. Hertha Berlino, Ernst prolunga con i bianco-blu, definito il rinnovo fino al 2027. Notizia importante in casa Hertha Berlino, che potrà contare ancora per molto tempo sul portiere Tjark Ernst. Come si legge sul sito ufficiale del club tedesco, ha prolungato il suo contratto con l'Hertha BSC fino al 2027. Di seguito le parole del DS bianco-blu Benjamin Weber: Tjark si è sviluppato costantemente negli ultimi anni, mostra prestazioni straordinariamente stabili e ha un grande potenziale. Siamo quindi molto lieti di proseguire insieme su questa strada e di aver prolungato la nostra collaborazione. Real Madrid, Camavinga si allena con la squadra, può recuperare in vista del derby. In una fase delicata per il Real Madrid dal punto di vista degli infortuni, arriva finalmente una notizia positiva. Stando a quello che riferisce Marca, Eduardo Camavinga si sta allenando con il resto dei compagni. Dovrebbe quindi rientrare nella lista dei convocati per il derby di domani contro l'Atletico, ma non è ancora certo che parta dal primo minuto. Manchester City senza Rodri, Guardiola. Questione da affrontare come una squadra. Pep Guardiola, intervistato da TNT Sports prima del match contro il Newcastle, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Dobbiamo affrontare la questione dell'assenza di Rodri, dobbiamo farlo. Quando usi la parola squadra, significa questo e dobbiamo farlo come una squadra. Siamo tristi, come Oscar Bob che ha 3 o 4 mesi di pausa, anche noi siamo tristi. Purtroppo è successa la situazione con Rodri.